Sì, stamane è un giorno speciale per la nostra associazione perché si fa questa festa dei 40 anni. 40 anni sono tanti, dove sono avvenuti tanti episodi importanti, ma soprattutto dove si è dato una mano a tante famiglie, a tanti genitori. Se pensi tra gruppi di un tipo e di un altro, dalla nostra associazione è passata più di 3.800 persone, e quindi questo già è una cifra, un numero importante. Stamattina ricorderò, diciamo, le tappe principali, quelle dell'inizio, con Don Ivan Cognoli, Don Luigi Ciotti, Giacomo Stinghi e tutte le persone, Franco Marchesini, e tutte le persone che in qualche modo hanno messo in piedi e ci hanno dato una mano per mettere in piedi questa associazione. Ci sono stati momenti euforici veramente belli, dove i genitori davvero venivano in grande quantità con un entusiasmo incredibile. Ora si è un po' raffreddato perché sono cambiati i genitori e anche il tipo di problema della tossicodipendenza. E proprio per questa ragione stamani presentiamo dei report di una ricerca su 3.725 ragazzi, ossia abbiamo promosso e finanziato una ricerca sulle scuole medie e sulle scuole superiori per cercare di capire chi sono i ragazzi, fare una fotografia, un selfie in qualche modo. E stamattina, in questa occasione del 40 anni, si farà anche questa esposizione dei report che sono emersi, che sono importantissimi per noi perché dobbiamo dare delle risposte alle nuove generazioni, ma sono importanti anche per i dirigenti scolastici, per gli insegnanti, per gli allenatori che in qualche modo hanno a che fare con tutto il mondo giovanile, con i preti o con tutte le persone che in qualche modo, appunto, gli sta a cuore questo tipo di problema dell'evoluzione del mondo giovanile. Ecco. Stamattina verrà Taverna, che ha elaborato tramite il suo centro di Milano Selfie queste risposte dei ragazzi e le esporrà. Tra l'altro abbiamo fatto anche dei libretti in modo tale da poterli consegnare anche alle persone, avere sotto mano quello che davvero c'è oggi, per predisporre, diciamo, anche un'accoglienza, una rimozione di eventuali problemi e di tutto quello che può venire. Quindi credo sia una mattinata importante perché abbiamo invitato anche persone importanti, verrà anche il Presidente della Regione, verranno anche i sindaci, verrà, insomma, un po' di persone che in qualche modo sta a cuore questo tipo di problema.